nostro bellettuccio. Oh, stanotte ha fatto freddo, porca miseria. Ieri sera non sembrava, poi. Sì, stanotte ha fatto freddo, decisamente. Buongiorno amici, siamo sempre qua a Clavier. Guarda, Benvenuti sul nostro canale. che vista che c'è qua, guarda. Accidenti. Sono arrivate altre macchine. Sono arrivati due nonnini adesso. Facciamo vedere, guarda. Guarda. Che vista qua nella natura. Guarda che meraviglia. Ah, che bell'arietta. Che figata. La gamba mi fa. Come va la gamba? Sembra che vada un pochettino meglio. Sì, perché l'altro giorno Salvatore è stato punto da un tafano, infatti ne abbiamo parlato Maledetto. nel nostro ultimo video, ne abbiamo parlato, e le ha fatto gonfiare tutto il polpaccio. Adesso vediamo un po' come va. Sì, va un pochettino meglio, ma se inizia a grattarmi è finita, cioè mi fa grattare in una maniera incredibile, non riesco a fermarmi. E Non non ti riesco. grattare. Lo so. Ma secondo me oggi dovrebbe andare un pochettino meglio. Ieri ho tribulato. Ieri mi faceva proprio, mi dava proprio fastidio. Mi faceva proprio male. Vabbè. Qui è il tombino che abbiamo trovato ieri per fare acqua al camper. Sì, giusto per. Madonna, se pompa, oh. Guarda che roba. Beh, meno male, facciamo in fretta. Sì, l'ho aperta a metà, eh. Mettiamo un po' di acqua, che non si sa mai. Attenzione che qua è bagnato. Guardiamo quanta acqua c'è. Sì, guarda un po'. 39. Quanto? 39. E deve arrivare, a quanto deve arrivare? Ovviamente a 100 deve Ah, arrivare. ok. Vai. C'è una ciclista dietro, volevo farla passare. Occupati bei fiorellini. Himmel! Questi sono tutti francesi, eh. Bella il Ford, mi piace la cabina del Ford. Camperozzi! Che vanno in Francia! Qua una torre. È una torre così che è lì. Dovrebbe essere un hotel, sono qua. Dovrebbe, ma non sono sicuro. Siamo a Sestrier.
lì adesso dovrebbe essere più pianeggiante, vedi come conformazione rispetto agli altri paesi o a Clavière dove eravamo prima, che è diciamo in una conca. Qua ci sono tutti gli impianti di risalita, vedi? Ed è. Io ero già stato qua, cioè a parte qualche bella baita, che sono molto belle queste qua, ma come. Ovviamente i cartelli, i servizi per i camper. Ah, eccone, ce n'è uno lì, andiamo a Uno vedere se. dritto, sì, quello che avevo visto prima, mi sa. Su Vediamo un internet. po' comunque com'è. Poi ci facciamo un giretto magari da ste parti. A me non è che mi faccia proprio impazzire Sestriere, però poi hanno fatto sto scempio lì che adesso si vedrà. Cioè che non si capisce che cavolo cosa c'entra con una zona di montagna. Lo scempio sarebbe Una questo. cagata del genere, perché di cagata si può, non si può dire altro, di sto hotel qua che fa schifo, fa. Beh, è un hotel, Sì. sembra proprio un hotel. Qui siamo sotto Pragelato, abbiamo passato Sestrier. Sì, abbiamo già fatto non so quanti paesini, abbiamo bisogno di scaricare la cassetta perché inizia a puzzare, dà fastidio. E siamo in montagna, tanti paesi di villeggiature, non riusciamo a trovare un cavolo di posto per effettuare il carico e lo Carico dell'acqua scarico. l'abbiamo fatto prima, come Sì, avete diciamo che visto. quello è il problema minore perché ci sono fontanine in giro, in qualche modo uno ci si arrangia, ma più che altro scaricare le nere. E abbiamo già fatto diversi paesi di montagna qua in Italia e non abbiamo trovato ancora un posto dove poter fare questo tipo di giusto per farvi capire la differenza. La differenza che c'è fra la Francia, non per sottolineare sempre le stesse cose, ma è un dato di fatto, è così. Purtroppo il camperista in Italia è un peso. In Francia il camperista è un valore aggiunto, perché ci sono servizi ovunque. Sì, Servizi infatti, ovunque. qua invece Cioè, non ma si trova è. niente per È così, fare. è così. Una volta che si va in Francia, se rientra in Italia ti viene solo ancora di più la rabbia perché comunque alle comodità ci troviamo bene tutti. E non solo noi. Quando ci sono delle comodità ne approfittiamo e sono perle a servizio di tutti e sono comode. E invece qua non c'è una mazza, dai, porca miseria. E poi ci si lamenta perché, per come, che l'inquinamento a destra e a sinistra. Chi è che non riesce a scaricare la cassetta? Secondo voi, se è obbligato a scaricare e non trova un posto, cosa fa? Io Cioè, in non voglio qualche modo dirlo, ma. loro, qualche modo ti vogliono obbligare ad andare a pagare, no? Ma io se io ho il camper, ho già il camper, no? A parte quelli, vabbè, a cui piace il campeggio, vabbè, vanno comunque in campeggio, ma se io ho già il camper, non ho bisogno del campeggio. Eppure bisogna farlo. Eppure bisogna farlo perché devi pagare, scaricare la cassetta e. È così. Cioè, questo fa rabbia perché dai, porca miseria. Cioè. Uno gira e comunque, come è capitato a noi in tanti paesini, a parte i piccoli dettagli di come vengono curati, cioè una figata. Una figata Ecco, qua c'è un parcheggio che sicuramente si grande. paga. Che già vedo uno là che un carabiniere là che guarda. E stavo dicendo, insomma, questa cosa qua che. Il camperista in Francia è un valore aggiunto perché sanno che comunque quando si spostano
portano soldi dove vanno a visitare e poi comunque ti permette un contatto con la natura diverso da qualsiasi altra soluzione. E tra l'altro una cosa molto bella che abbiamo notato anche in Francia, che la maggior parte dei ragazzi, anche quelli piccini, fanno molta attività fisica e all'aperto. Sì, è vero. Una cosa che ho notato, che mi ha colpito. Ma di tutto, bicicletta, con i pattini, lo skate. Skate si chiama? Quello lì con le rotelle, Sì, lo skate mi pare. lo skateboard. Skateboard, skate, come cavolo è? BMX, mountain bike, fanno un sacco di attività fisica e quella cosa lì mi ha colpito molto. Ovviamente in positivo. E tante attività che fanno proprio nei parchi che hanno dei parchi che sono tenuti la fine del mondo, cioè cosa che noi non siamo in grado, perché l'italiano, non tutti ovviamente, ma la maggior parte sono. Non lo meritano. Non lo meritano perché non rispettano le meraviglie che abbiamo qui, tipo questi boschi, queste vallate. È così. Vabbè. Ho fatto un attimo un riassunto di quelle che sono state le nostre impressioni. Tutte positive, in Francia tutte positive. Abbiamo avuto ovviamente qualche difficoltà con la lingua, con il cibo, però ci sta, si sa che quelle difficoltà comunque ci sono quando vai all'estero, ma per il resto siamo stati da Dio. Devo dire che Sì, mi ha siamo stati colpito molto bene. proprio in maniera più che positiva, ma poi oltretutto c'è questo detto, no? Che comunque i cugini francesi sono un po' irrispettosi, un po' maleducati, un po' altezzosi verso gli italiani. Non lo so, io questa cosa qui non l'ho percepita tanto, forse perché lo fanno proprio per questo nostro modo di fare. Cioè, mi viene in mente quello, no? Che ci crediamo di essere tanto furbi, ma alla fine poi tanto furbi non lo siamo. Sì, esatto. Perché noi abbiamo notato che la maggior parte tutti salutavano, anche se ti ricordi, no? Quando facciamo le Sì. passeggiate, tutti i buongiorno, i bambini, le persone. Tutte quante che salutavano, tutte, ma ovunque. Quella cosa che avevo già detto quando Quando facevo strada col camper, facevamo sorpassare, tutti tutti ringraziavano. ringraziavano, o alzavano la mano dentro l'abitacolo, io lo vedevo, o mettevano le quattro frecce, 99 su 100 ringraziano. Noi qui si è visto adesso sui tornanti qua, a venire in qua. Che mi sono spostato diverse volte, solo uno ha alzato la mano, ma sono passate un sacco di macchine, nessuno che è proprio. Non dico che mi devi per forza ringraziare, ma però è il gesto fa piacere, no? Che c'è una processione qua. Insomma, tantissimi aspetti positivi, tantissimi. Quindi sicuramente quando avremo la possibilità ritorneremo in Francia a visitare altre zone. Spero il più presto perché comunque merita molto. Sì, siamo rimasti positivamente colpiti. Ha detto fino alle 9 domani mattina 5. Ma qua c'è un lago. Sì, Guarda. lo vedo. Fino alle 9 È un lago, sì. 5 euro. Se uno poi vuole stare di più, sono 10 euro. Ah, ok. Vedi, qui c'è anche, bello, diciamo, un po' Qui forse abbiamo trovato un posto anche un po' di ombra, se vogliamo dove stare qua, adesso scaricare la vediamo. cassetta e probabilmente non paghiamo, soltanto per fare soltanto quello non paghiamo.
Poi decideremo se stare qua, se si vuole stare qui una notte, si paga 5 euro. Alla fine siamo riusciti a fare il carico e scarico gratuitamente, era Sì, un carico e scarico con non gratuito, poche difficoltà c'era anche perché... scritto comunque che era gratuito, però abbiamo deciso di non stare qua alla fine questa notte perché è un posto troppo incasinato, c'è troppe macchine, troppa gente. A noi troppo casino non ci Troppa piace, polvere. troppa polvere. E quindi andiamo oltre, andiamo oltre Pragelato. Vi ricordo che qua siamo a Pragelato. Siamo qua a Prassox, Prasso, si chiama così? Comunque, verso Fenestrelle, verso la zona del forte di Fenestrelle. E stiamo cercando un posticino tranquillo qua nei prati, nella natura, per fare uno spuntino per pranzo. Qua, più avanti c'è un laghetto. Vediamo un po' dove ci andiamo a imboscare adesso, fuori dalla bolgia. Eh Sei fuori dalla bolgia perché sì, casino perché non ci con il piace. caldo che fa giù, ovviamente tanta gente vengono su di qua. Cercare un po' di refrigerio, qui l'aria è decisamente migliore. Ecco, ho già visto quella stradina lì Qui c'è una sbarra però. dove volevo andarmi a imboscare, ma è vietato l'accesso. Boh, ci siamo posizionati qua. Piace qua. Sì, è all'ombra, è carino. Oggi non è bellissima la giornata, eh? È un po' nuvolosa. Parcheggino, deck, facciamo un Mangiamo un piatto po' di di pasta pasta. oggi. Sì, di pasta. Cosa? Spaghetti? Spaghetti Vuoi spaghetti? o pasta corta? O le penne o gli spaghetti? Quello che vuoi. Ora spaghetti ne L'altro abbiamo. giorno l'abbiamo mangiati. Ne abbiamo mangiati l'altro giorno gli spaghetti. Oggi possiamo fare la pasta corta. Le penne? Sì. Allora, diamo alla dispensa. Abbiamo ancora le orecchiette che abbiamo comprato in Salento. Lo scorso anno. Dobbiamo poi mangiarle, queste qua. Sì, scadono il 39/2024. Uscito un po' di sale, diciamo. Ah, sarà sale che ha perso un po' Questo però. qua. Se no abbiamo questa qua che è anche una pasta, diciamo, discreta. Sì. Facciamo la pubblicità alla Voiello così ci pagano. Magari. L'ultima volta mi ha dato 50.000 euro. Sì. Proprio. Facciamo un po' di queste, va bene? Sì, facciamo le penne, va. Ok. Dopo lo spuntino continuiamo a dirigerci verso giù. Adesso qua siamo a Fenestrelle, abbiamo passato Usso. Siamo a Fenestrelle.
Dove c'è il forte? Ci siamo fermati qua a Fenestrella. C'era un cartello che indicava area sosta camper carico e scarico. C'era proprio lì l'insegna di carico e scarico. Veniamo qua, questo praticamente è il carico e scarico. C'è un tombino laggiù in fondo, non so se si vede, non si vede. Contro il muro, praticamente è messo, non contro il muro, contro la ringhiera, questo tombino, quindi siamo obbligati ad aprire l'acqua qua perché prima ci siamo fatti la nostra doccina in camper, io mi sono anche lavati i capelli e quindi abbiamo un po' di acqua da scaricare. Sì, scarichi l'acqua praticamente a almeno 3-4 metri dal tombino. Dal tombino che è là, perché oltre non si può andare, perché qui praticamente c'è il tombino qua e qua c'è la ringhiera, cioè non si può andare più avanti. Poi, qui dovrebbe esserci l'acqua e l'acqua non c'è. Sì. Questa è la seconda, prima, il primo problema. Secondo problema e terzo problema, ci dovrebbe essere un tombino per poter scaricare le nere. A noi non ci interessa adesso perché l'abbiamo già fatto prima, ma non c'è niente. Quindi non puoi fare quello. Poi la cosa più bella, Tra virgolette, la cosa più vieni bella. qua così lo fai vedere. La cosa più bella, se notate per terra, ci sono le strisce bianche per poter parcheggiare, perché c'è un cartello dove indica che questo è un piazzale per poter effettuare, ripeto, carico e scarico per i camper e anche per poter parcheggiare i pullman, visto che qui siamo a Fenestrelle ed è una zona dove ci sono parecchi visitatori che vengono a visitare il forte, perché c'è un forte. Ecco, quindi se ci sono tante persone, tanti visitatori, ovviamente parcheggiano qua, perché come vedete ci sono le strisce bianche. E l'area per poter effettuare i servizi sarebbe ostruita, quindi, cioè, in poche parole, un disastro. Questa è un'area carico scarico in Italia, Cioè, un ecco. disastro, giusto per farvi Che vedere siamo rientrati in Italia. come siamo messi in sto paese, che ha lo scatafascio proprio. Piuttosto togli quel cavolo di cartello e non fai perdere tempo alla gente. Siamo appena spostati col camper qua dove abbiamo scaricato e come vedete il tombino è qua. Cioè, è qua contro la recinzione. Cioè, ditemi voi come un camper si poteva mettere centrato in quel tombino, come poteva posizionarsi centrato in quel tombino lì. Sì, e poi se deve scaricare le nere, cosa fa? Tira su sto tombino che sarà piantato lì da 20 anni. Oltretutto è tutto pieno di, cioè è intasato da non so quanti decenni. Cioè cose da pazzi, veramente. Poi è già finita. Già finita, abbiamo visto questa Cioè, bot, bellissima strada che è un biliardo, ma è che sembrava un durata miliardo, nuova di zecca, 100 è metri. durata 100 metri, boh. Boh. Adesso ci sono già di nuovo le buche di prima, le rattoppi di prima. Alla fine ci siamo sistemati qua, in questa zona nel Pinerolese. Abbiamo trovato quest'area camper che costa una notte 5 euro. C'è carico scarico. Il parcheggio, fai attenzione. Adesso Salvatore si parcheggia, si sistema per bene. Qua siamo a Pomaretto, che è un paesino, stasera c'è anche festa. Fanno una festa, è una festa di paese dove c'è il tributo ai nomadi, quindi stasera avremo anche la musica di sottofondo. Comunque non ci dà fastidio, tanto noi non andiamo a dormire presto, quindi. E adesso decidiamo se magari mangiarci un boccone qua a questa festa, che è quindi una festa della Pro Loco, perciò i costi sicuramente sono contenuti, oppure mangiare in camper. Stasera chiudiamo il tour, il nostro viaggio con un po' di musica, un po' di baldoria. E Aveva siamo. iniziato a suonare, Ha iniziato a come vi dicevo suonare. prima. Beh, dai, a me fa piacere un po' di divertimento. Io non penso che andrò a fare niente, per carità, però
Mi piace, mi piace. Poi qui abbiamo tutti, ci hanno spiegato che ci sono tutti i percorsi di degustazione, i sentieri, i cammini del vino. Adesso è buio, non si vedono, ma ci sono tutti i vigneti dove c'è quelle lampadine qua lassù. Dove ci hanno detto, dove ci sono queste luci, ci sono dei sentieri dove fanno anche degustazione del vino, dei vini. Rami, cosa c'è scritto? Rami? Dove c'è scritto? Tra lei c'era scritta Ramie. Ah, qua! Non si vede qua, non l'ho ripresa. C'è una scritta con scritto Ramie, ma non so che cosa sia. Mangiamo anche noi, è un'insalatina. Mangiamo quel camper alla fine. Mangiamo in camper.